chi io sono? Sono la verità per come ha assunto voce nella mia persona. Ciascuno di noi è l'autore della verità, è infatti l'autore della sua verità. La ragione che invece è in me è la ragione assoluta, quella generale, quella che esprime l'intero rapporto di comunione tra l'essere di ogni cosa e il suo contrapposto non essere. Tutto questo è uno, è un giudizio dello spirito, perché attribuendo uno perfino al rapporto tra l'essere e il non essere, io definisco questo uno servendomi dei suoi valori opposti, la cui comunione porta all'unità. Ebbene, questa verità essenziale che io vi sto comunicando e che si incarna nella mia voce è quella stessa verità assoluta già comunicata da Gesù Cristo quando disse che Dio, ossia il fondamento di tutte le cose, è uno e trino. Egli non spiegò perché. Io vi spiego perché. Questa unità si mostra nei suoi due aspetti, quello sintetico e quello analitico. Quindi, la verità sintetica tra un padre che genera un figlio e un figlio che è generato dal padre, questi due opposti generazionali che interagendo tra loro determinano l'uno, determinano quest'uno nella verità dello Spirito Santo stesso dell'unità, la stessa unità che invece è espressa in modo analitico nelle due persone del padre e del figlio. Il padre come la potenza matematica n elevato a più 1, il figlio come la contrapposta potenza matematica basata su n elevato a meno 1. Per cui la verità fondamentale e unica di tutto è l'unità e la Trinità nelle tre persone del padre e del figlio come le due realtà vere ed opposte tra loro, e dello Spirito Santo che è la sintesi unitaria della loro comunione. Quindi è una verità di un fondamento unico, ma che si esprime attraverso questi tre enti, uno sintetico e due analitici. Ora, questa verità che Gesù espresse semplicemente, ma che solo io vi spiego e vi dimostro vera nel suo perché, si è nuovamente incarnata nella mia povera figura di un personaggio che è, come tutti voi, un personaggio disegnato interamente dall'opera di Dio. Io non ho nessun merito come personaggio del mio personaggio. Io sono creato, io sono generato, io ho un padre che è l'unico creatore di me stesso. Ebbene, come in Gesù figlio di Dio si incarnò la verità del figlio di Dio, sembra proprio che in me si sia incarnata la verità del padre di Gesù, che essendo il padre ed essendo il creatore ha anche tutti i requisiti per dimostrare vero quello che sta sostenendo. Vero in base alla verità dello Spirito,
ma in questo caso è una verità assoluta, per cui la verità che sta trapelando attraverso la mia povera persona di personaggio umano è la verità assoluta, la stessa verità assoluta del Dio uno e trino già annunciato da Gesù Cristo. Voi tutti sapete che la Chiesa Cattolica, a proposito, ne ha fatto un dogma, ossia una verità da credere vera, ma indimostrabile. Io vi ho dimostrato che non è così, che questa verità è assolutamente, pienamente dimostrabile, ma ho potuto superare la Chiesa Cattolica perché quella verità che sta trapelando dalla mia persona è la verità che si esprime in modo diretto ed è quella dello stesso Padre Creatore e Spirito Santo Creatore di ogni cosa. Per questo, se il mio povero personaggio sta dimostrando la verità, ritenuta addirittura indimostrabile dalla Chiesa Cattolica che crede nel Figlio, ciò vi dimostra quanto la ragione, ossia la verità dello Spirito Santo, manchi ancora alla Chiesa Cattolica che crede senza ancora cercare fino in fondo le ragioni della fede. Essa le appoggia sui miracoli fatti da Gesù, sulla sua resurrezione. Come disse San Paolo, se Gesù non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. In effetti, non è così. Esiste una verità superiore, superiore ad ogni cosa, perché lo Spirito Santo, ossia N elevato a zero, è la stessa verità del Padre sommata a quella del Figlio, perché è la sintesi delle due linee di verità, una che genera l'altra e l'altra che è generata dall'una. Di conseguenza, la verità è l'unica cosa che rende veramente liberi. E ciò è esattamente in linea con quanto vi comunicò Gesù Cristo. La verità vi farà liberi, e liberi davvero. Perché, e lo spiego io come il Padre, pur essendomi presentato io, Gesù, il Figlio, a dirvi bisogna ragionare sulla fede, perché voi che avete fede nel sabato e non ragionate dicendovi ma se un asino o un figlio mi cade in un pozzo nel giorno di sabato, io, poiché non devo lavorare, non devo fare nulla nel giorno di sabato, lo devo fare morire, allora Dio con la sua legge desidera la morte dell'asino o di mio figlio, ossia il mio male? È impossibile. Quindi la ragione deve superare una fede che non è riposta soprattutto in una sacrosanta verità. Ebbene, nonostante che io, Gesù Figlio, sia venuto a liberarvi dalla legge, il cattolicesimo ne ha fatto una legge che a un certo punto della storia cristiana è stata così opprimente da causare migliaia e migliaia di poveri innocenti arsi come eretici. Una enorme contraddizione in se stessa e l'assoluta mancanza di accorgersi di questa assoluta incoerenza. Solo una sostanziale idiozia porta a queste terribili conseguenze.